Buongiorno, benvenuti a 3 minuti con Rete. Purtroppo continua la guerra fredda tra il governo e Banca Centrale da una parte e l'ABS, cioè l'associazione che riunisce tutti gli istituti bancari sammarinesi, tranne il CIS e Asset Banca recentemente uscite. Una guerra fatta di comunicati stampa, veti e ricatti incrociati, di fughe di notizie pilotate, di coinvolgimento ad arte della stampa italiana utile a crearsi un alibi agli occhi della cittadinanza. Il bene del paese è una chimera, stiamo assistendo a una vera e propria guerra tra bande. Una guerra per cosa? Una guerra per decidere a chi affidare la gestione di quasi 2 miliardi di crediti deteriorati. Facile capire che guadagnare anche una piccola percentuale su una cifra così alta è qualcosa che fa gola a molti. Una guerra per sostituire un potere esistente con un altro potere altrettanto pericoloso. Le banche sammarinesi e i politici accondiscendenti hanno generato un mostro? Assolutamente sì. Quando si parla di cifre del genere siamo di fronte a un mostro. Sono soldi che le banche hanno prestato e che non vengono restituiti e che difficilmente saranno recuperabili. Ma non pensiate che questi soldi siano stati prestati ad un piccolo imprenditore che magari adesso si trova in difficoltà a restituirli. Sicuramente ci sono casi anche di questo genere, ma di certo i casi più eclatanti riguardano personaggi molto più scomodi che hanno sfruttato la loro posizione per trarre vantaggi personali. Negli anni sono state piazzate persone di comodo ai vertici delle istituzioni, nei CDA delle banche, negli organismi di controllo che con la loro azione o il loro silenzio hanno certamente agevolato molte distorsioni. In seguito poi alla crisi del 2008, tutte quante le banche in tutto l'Occidente si sono ritrovate in pancia dei crediti appunto non più esigibili. L'impresa che chiude, il mutuatario che perde il lavoro, non paga le rate, eccetera. Ma il nostro sistema finanziario ha delle percentuali di crediti deteriorati vicine al 50% della raccolta totale, un'abnormità rispetto alle percentuali attorno al 20% degli altri stati, che si spiegano solo con un'amministrazione non accurata dei soldi ricorrentisti, cioè i nostri soldi. Dall'altro canto, quello che sta avanzando non è un'azione per mettere fine a questo sistema e crearne uno virtuoso, ma solo per sostituire le persone che lo hanno pilotato con altre persone che hanno probabilmente interessi personali altrettanto potenti. Siccome il sistema finanziario non funziona, lo vogliono far saltare per aria e crearne uno nuovo ad immagine e somiglianza di chi li dirige e consiglia. Ma non è sufficiente sostituire un sistema con un altro. Si deve sostituire un sistema marcio con uno sano e lo scontro in atto con i veti incrociati, le picche, le lotte tra banche e i politici al servizio di potentati più o meno noti non sono certo le condizioni migliori. Sono decine e decine le domande, le incongruenze, le affinità, i collegamenti inopportuni che abbiamo segnalato al governo, senza ottenere risposta. Quindi è una guerra tra un vecchio potere e un nuovo potere in cui chiunque faccia domande è scomodo. La nostra coalizione ha più volte negli anni cercato di fare proposte per mettere fine alle distorsioni. Abbiamo chiesto la rimozione dei vertici bancari rinviati a giudizio per tutte le banche, non solo per una, chiedendo ad esempio di rendere noti i nomi dei grandi debitori, chiedendo di ridimensionare gli stipendi dei banchieri a fronte di interventi statali cospicui, denunciando gli NPL, il credito d'imposta e soprattutto proponendo soluzioni di sistema a tutela della tenuta del sistema finanziario esistente, non del suo disfacimento per cambiarlo con un altro. È una guerra quindi tra un vecchio potere e un nuovo potere e chi fa domande è scomodo, oggi come allora. Ma noi continuiamo a fare domande per non lasciare nessuna strada intentata. Giusto ieri Rete, Movimento Democratico Sammarino Insieme hanno depositato una nuova interpellanza per fare una serie di domande. Ad esempio, per quale motivo Banca Centrale non comunichi agli istituti bancari le informazioni relative ai maggiori debitori? Perché le banche ormai da un anno inviano i dati a Banca Centrale, ma questa non li restituisce nonostante nella relazione consuntiva di Banca Centrale del 2015 vi sia scritto che dal 30 settembre 2016 Banca Centrale debba restituire i dati a chi li segnala, in particolare per segnalare soggetti in fase di valutazione per possibili nuove erogazioni creditizie. E che cosa significa tutto questo in parole povere? Che le banche da un anno inviano a Banca Centrale i nomi dei debitori e che Banca Centrale conosce chi sono le persone che hanno contratto più debiti in più banche. Dal 30 settembre Banca Centrale avrebbe dovuto segnalare i nominativi di questi maggiori debitori alle banche per evitare che continuino a concedere crediti, ma Banca Centrale non lo ha fatto e quindi noi chiediamo per quale motivo. Nell'interpellanza chiediamo anche quali siano i nomi delle prime 30 maggiori esposizioni debitorie, quindi i debitori, e l'evoluzione di tali esposizioni dal marzo del 2016 ad oggi. Chiediamo anche quali siano le consulenze attivate e i costi sostenuti da Banca Centrale per lo svolgimento dell'AQR, ovvero la verifica degli attivi delle banche. In ogni caso trovate l'interpellanza sul nostro sito e tra l'altro
continua, ricordo, la raccolta di firme di Rete Movimento Democratico contro l'indebitamento estero, che a parole tutti scongiurano, ma nei fatti è sempre più vicino. Quindi potete venire a firmare, sammarinesi e anche residenti, in sede a Fiorina, e vi ricordiamo che giovedì siamo al mercato di Borgo. Una puntualizzazione infine rispetto alla questione relativa ai fondi per la disabilità, di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri. Ci ha contattato infatti il dottor Filippo Francini, membro del passato e dell'attuale comitato esecutivo dell'IS, per precisare che sui fondi per la disabilità non è il comitato esecutivo che decide in autonomia, ma la decisione spetta alla Segreteria di Stato per la Sanità. E il comitato esecutivo ha potuto deliberare il 12 dicembre 2016 solo dopo aver ricevuto la proposta dalla segreteria guidata da Mussoni, proposta che lo scorso anno è stata ricevuta il 30 di novembre. Noi ringraziamo Francini per la puntualizzazione e ci auguriamo che le associazioni possano portare avanti i loro progetti senza intoppi. Allo stesso tempo ci auguriamo anche che le indicazioni che sono state date dalla Commissione di Controllo per la Finanza Pubblica rispetto alla gestione dei fondi vengano accolte e applicate, specialmente quella relativa a un controllo effettivo e serrato dell'utilizzo delle somme erogate dallo Stato come contributi alle associazioni. La puntata è finita, noi ci vediamo domani. A domani. Ciao. Ciao.